Una buona giornata, buon lunedì e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di scuole, poche le criticità in quelle teramane nel primo giorno di lezione. Turnover dei dirigenti scolastici e studenti soddisfatti di tornare in presenza e senza mascherina. Tania Bonici Castelli. Primo giorno di scuola per gli alunni teramani, ma anche per molti dirigenti scolastici in provincia di Teramo. Infatti, si è recentemente proceduto ad una rotazione dei presidi che dai licei sono approdati agli istituti tecnico-professionali o viceversa. Gli studenti ovunque intanto sono alunni, nel senso anche qui etimologico del termine, cioè sono persone da prendere e crescere con cura e con premura. Lo studente del liceo ha un profilo spesso diverso. Ma è anche vero che bisogna liberare il terreno da pregiudizi, preconcetti che non fanno bene alle relazioni umane. Quando io, ho davanti un ragazzo, non penso se sia un ragazzo del liceo, un ragazzo del professionale, un ragazzo del tecnico, ma ho la persona nel senso più bello del termine. Chi formate? Noi formiamo, tecnici altamente specializzati e periti meccanici, odontotecnici, e io ho scoperto in questi giorni propedeutici al mio insediamento un nuovo mondo, vale a dire una filiera formativa importante tra la scuola e le aziende. Il rapporto scuola-lavoro diventa dunque cruciale per l'occupazione futura dei giovani abruzzesi. Su questa linea si muove la Regione Abruzzo. Collegamento tra scuole tecniche professionali e mondo del lavoro potrebbe essere una svolta per l'occupazione dei giovani? Ha colto bene la questione ed è di fondamentale importanza perché bisogna capire come i ragazzi possono essere inseriti nel mondo del lavoro. Io girando le aziende spesso gli imprenditori cercano maestranze ma non si trovano, quindi bisogna qualificare determinati profili e questo lo dobbiamo fare facendo degli orientamenti nelle scuole che ci sarà a partire da quest'anno, pure se si facevano negli scorsi anni, però quest'anno lo vogliamo proprio attenzionare questo discorso perché tramite CP che stiamo rafforzando e potenziando vogliamo incrociare domande e offerte di lavoro e logicamente andremo nelle scuole e capire quali sono gli orientamenti per poi dare una qualifica specifica a questi ragazzi e facilitare l'inclusione nel mondo lavorativo. Non riscontriamo grosse criticità, c'è molta contentezza da parte dei ragazzi perché dopo 2 anni non sono obbligati a indossare la mascherina, non c'è il distanziamento, questa è una cosa positiva. E prima campanella anche nelle scuole di Chieti, il sindaco Diego Ferrara fa il punto sul rientro degli studenti nei plessi e anche sulla tematica correlata del trasporto. Sindaco, dopo l'inaugurazione di un nuovo asilo nido, oggi torna a suonare la campanella per circa 9.000 studenti. Com'è andata? È andata molto bene, noi abbiamo 60 scuole tra pubbliche e private di primaria e secondaria di primo grado insistenti nella nostra città, le lezioni sono iniziate in sicurezza in quanto stiamo investendo fondi del PNRR per l'efficientamento energetico e la sicurezza non solo degli spazi interni, ma anche degli spazi esterni alle scuole. Finora abbiamo 4 milioni di euro da utilizzare, in parte già utilizzati e in parte da utilizzare nei prossimi 2 anni. Abbiamo avuto un rientro a scuola privo di quelle prescrizioni a cui abbiamo dovuto sottostare giustamente per la pandemia nei 2 anni precedenti, quindi un migliore stato d'animo da parte sia degli studenti che degli insegnanti, del personale amministrativo e ATA. Quindi un bilancio estremamente positivo per il primo giorno di scuola e mi corre l'obbligo ovviamente di augurare, di fare un augurio di buon anno scolastico a tutti.
Sempre in ambito scolastico c'è il problema trasporti, in quanto da diversi anni il comune non riesce a garantire uno scuolabus e ad oggi non sono ancora attive le corse bis della panoramica. Cosa ci può dire in merito? Allora, per quanto riguarda la scuolabus e quindi il trasporto che era stato eliminato dal mio predecessore Di Primio, sempre per gli stessi motivi che attanagliano l'attuale amministrazione, cioè quella da me condotta, in pratica il deficit finanziario e la incapacità finanziaria di poter determinare questo servizio. Intanto abbiamo ottemperato alla possibilità del trasporto di disabili attraverso un pulmino che ci è stato donato e che quindi sarà pienamente funzionante, ripeto, solo per i disabili. Per quanto riguarda l'altra fetta di studenti, con il bilancio di previsione troveremo il modo per soddisfare anche questa esigenza. Una news di cronaca: una donna è morta questa mattina travolta da un treno in transito a San Giovanni Teatino, all'altezza del passaggio a livello di Corso Italia a San Buceto. Sul posto per i rilievi è intervenuta la volante della questura di Chieti. Secondo quanto si è appreso dovrebbe trattarsi di un suicidio. Sul posto si è recato anche il sindaco Giorgio Di Clemente. E noi continuiamo con la politica. Questa mattina all'Aquila Impegno Civico ha presentato i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. La forza politica creata da Luigi Di Maio ha illustrato le proposte per uscire dalla crisi economica che attanaglia il Paese anche per il caro bolletta. Il programma di Impegno Civico raccontato dalle parole dei candidati in Abruzzo alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tutto questo nel corso di una conferenza stampa organizzata all'Aquila nella cornice della Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, dove sono stati esposti dai candidati punti principali che, inseriti nelle linee programmatiche della forza politica guidata da Luigi Di Maio, rappresentano il fulcro. Parola Gianluca Vacca e Primo Di Nicola, capilista a Camera e Senato. Impegno Civico invece si propone come forza per risolvere i problemi, non crearli invece come hanno fatto partiti come il partito di Conte o quelli del centrodestra, Salvini, che io ricordo che Salvini ha fatto cadere due governi, non uno, quindi che credibilità può avere un leader che dopo qualche mese si scoccia del governo che sta appoggiando e fa cadere un governo come ciclicamente ha fatto. La Meloni, insomma, non c'è nulla di più distante da noi di un partito come quello della Meloni. Rischiamo di trovarci di passare dal governo Draghi al governo Meloni, e questo veramente sarebbe un dramma per il Paese. In palio in queste elezioni ci sono certamente le bollette, le misure economiche che noi vogliamo finanziare anche con l'aiuto dei nostri alleati europei, ma in ballo c'è il destino della nostra democrazia. E di che cosa vogliamo fare di questo Paese anche in termini di diritti civili, perché qui si annuncia anche una regressione in tema di aborto, di famiglia e di genere e di genere e matrimoni di genere. Questo è un quadro rispetto al quale i cittadini, anche gli aquilani, hanno il dovere di riferirsi, tenendo conto di questi elementi, sapendo oggi per il domani che noi abbiamo fatto il nostro dovere lanciando questa sfida e venendola a testimoniare all'Aquila. È sempre più incerto il futuro delle terme di Caramanico, ormai chiuse da troppo tempo. Il Partito Democratico in Consiglio regionale ha questa mattina affrontato la problematica illustrando anche le proposte per una riapertura. Paolo Renzetti. Il Partito Democratico torna a parlare della questione delle terme di Caramanico. Voi proponete tre soluzioni per la riapertura di questo importante presidio sanitario della Val Pescara.
Oggi insieme al gruppo Uniti per Caramanico vogliamo resocontare il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi, un lavoro di incontri anche con esperti sul termalismo che avrebbe dovuto fare la maggioranza regionale e che non ha fatto, perché sottolineiamo la passività con cui si sta affrontando questo problema. Da settembre del 2021 la concessionaria precedente è formalmente fallita, quindi hanno avuto anche la decadenza della concessione. Noi vogliamo proporre tre soluzioni perché siamo preoccupati dal fatto che la curatela, per i costi e per i tempi necessari alla vendita, sicuramente non potrà gestire le terme, perché vorremmo che la prossima estate le terme di Caramanico fossero aperte non soltanto per Caramanico ma per tutta la parte della Maiella che è interessata a questo complesso termale. Quindi la prima ipotesi è quella di una gestione in house da parte della Regione Abruzzo. Lo si può fare, vogliamo ricordare che la Regione Abruzzo chiedeva la gestione diretta anche delle naiade di Pescara, quindi è del tutto fattibile. La seconda è quella di partecipare alla prima asta o altrimenti di eseguire lo sproprio per fare in modo che concessione delle strutture e concessione dell'acqua, che sono due concessioni diverse tenute da due soggetti diversi, possono essere fatte dalla Regione Abruzzo e rese appetibili. E la terza è la possibilità di gestire, diciamo, con un partenariato pubblico-privato, ma questo dovrebbe essere sottoposto naturalmente alla curatela, al giudice fallimentare, le terme. La necessità è quella che per la prossima estate le terme siano realmente in funzione. Continua la grande solidarietà da parte dei vigili urbani di Montesilvano. Grazie alla raccolta fondi durante il torneo San Sebastiano, oggi è stato possibile consegnare un assegno al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara. 1.865 euro, questa è la somma raccolta durante il trofeo San Sebastiano, quadrangolare di calcio a 5, giocato da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Il Corpo di Polizia Locale di Montesilvano ed il suo gruppo sportivo dal gennaio 2000 ad oggi ha erogato un valore di circa 86.000 euro in fondi e derrate alimentari. Non ci fermeremo mai, siamo passati dalla Befana del Vigile a questo torneo. In questo periodo abbiamo raccolto in tanti anni circa 90.000 euro di donazioni e circa 250 quintali di derrate alimentari donate alle varie Caritas di volta in volta, quindi non ci fermiamo mai da questo punto di vista. Stare vicino al territorio, stare vicino alla gente che soffre e agli ultimi. Sport che si mescola dunque a solidarietà. Infatti l'assegno consegnato questa mattina presso il comune di Montesilvano ha permesso al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara di acquistare nuove culle che vanno ad aggiungersi a poltrone per l'allattamento e per la marsupio terapia. Iniziative come questa, oltre che scaldare il cuore, perché non sono mai scontate, la generosità non è mai scontata, ci danno una grossa mano in quello che è il processo di umanizzazione delle cure, soprattutto in reparti come quello di nido, terapia intensiva e neonatologia, dove c'è tanto bisogno di questo. Questo assegno con cui acquistiamo ciò che ci serve per il reparto è veramente il mio ringraziamento, e il ringraziamento di tutto il mio staff è veramente infinito, grandissimo. Un lavoro difficile, caratterizzato purtroppo anche dalla pandemia. Adesso le cose come vanno? Le cose vanno meglio, assolutamente meglio. Devo dire che per quanto riguarda la neonatologia terapia intensiva abbiamo avuto molte donne che hanno partorito neonati però negativi, per fortuna. Certo, questo ha complicato un pochino le cose da un punto di vista organizzativo, ma devo dire che siamo riusciti a gestire benissimo questa situazione. Il prossimo 17 settembre si terrà un sit-in contro la base militare di Monte San Cosimo tra Sulmona e Prato La Peligna per la sua destinazione alla protezione civile. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina a Pescara. Renato Di Nicola, il movimento che lei rappresenta, anche altri movimenti, presentano oggi questo sit-in che si terrà il 17 settembre a Sulmona. Qual è il senso di questa iniziativa? Il senso è che noi partiamo da due parole fondamentali che ci caratterizza: disarmare la pace, come dice anche il Papa Francesco, e disertare la guerra. Noi siamo antimilitaristi e crediamo che la pace si costruisca ogni santo giorno a partire dal proprio territorio, ed è per questo che noi staremo davanti la base militare di San Cosimo a Sulmona, proprio per dire che è un obiettivo strategico. Se si scatena ufficialmente una guerra guerreggiata, perché in guerra già ci siamo, è un obiettivo militare che può essere bombardato.
bombardato, cioè questo la popolazione abruzzese lo deve sapere assolutamente. Noi chiediamo trasparenza, è una base NATO? Ce lo dicano, è una base italiana? Ce lo dicano, ci dicano che cos'è, perché fino ad oggi nessuno è riuscito mai ad entrare in tutto il deposito per capire che cos'è, e quindi noi è un problema di democrazia, di trasparenza e anche di essere onestamente e ogni giorno contro la guerra. Voi tornate a battere su questo punto, a parlare di questa zona di Sulmona particolarmente delicata anche a distanza di diverse settimane, di diversi mesi? Non è la prima volta che chiedete di accendere un riflettore? Non è la prima volta, ma noi abbiamo saputo e abbiamo visto, cioè, che ci sono movimenti diciamo così intorno alla base oggi, non ieri, non l'altro ieri, e sappiamo che c'è un momento politico storico generale che potrebbe portare a un conflitto ancora più generalizzato, quindi dire non a mio nome significa farlo concretamente. Noi facciamo appello a tutte le associazioni e tutte le organizzazioni, anche a quelle che avevano pensato che con le armi potevamo aiutare la fine della guerra, di stare molto molto attenti, perché come avevamo detto questa guerra durerà molto, è per interposta persona, l'Ucraina c'ha gli Stati Uniti, il Donbass c'ha la Russia e tutti quanti con l'occhio attento alla Cina, non possiamo permettercelo, veramente come dice Papa Francesco siamo di fronte a una pericolosa inversione dalla pace alla guerra. E come ogni lunedì apriamo la nostra ampia pagina dedicata allo sport. I gol di Mora e Cupone regalano un successo meritato al Pescara sul campo del Latina, prestazione convincente per i biancazzurri a pieno punteggio insieme al Catanzaro e al Crotone che il Delfino affronterà mercoledì sera. Porta ancora bene il Francioni di Latina al Pescara, che ottiene la quarta vittoria in 5 gare giocate in terra laziale, mantenendosi così a punteggio pieno dopo 180 minuti di campionato. Non tragga in inganno il 2-1 finale con i biancazzurri, che hanno mancato occasioni a raffica nell'arco dei 90 minuti. E ora il Crotone, ma il Pescara c'è e piace e i tifosi fanno giustamente festa per un successo importante. Rispetto al match con l'Avellino, spazio a Brosco in difesa per l'acciaccato in grosso, Jabouà a centrocampo per Germinario, in avanti conferma per Delle Monache con Cupone e Lescano. Al secondo minuto contropiede da manuale per i biancazzurri con Cupone che si fa 40 metri di campo prima di mandare la palla sul palo esterno della porta di Cardinale. Al settimo Lescano l'occasionissima per sbloccare il punteggio con Delle Monache che serve il pallone all'ex attaccante della Virtus Sentella che trova però il salvataggio sulla linea di porta di Giorgini. Partenza con il piede pigiato sull'acceleratore per il Delfino. Al 23° Cupone sul filo del fuorigioco a divorarsi la rete del vantaggio. Il Pescara preme e dopo qualche attimo su angolo di Craia Mora di testa fa 1-0 regalando alla sua squadra un vantaggio meritato. I biancazzurri non si accontentano e dopo 3 minuti Cupone si riscatta dagli errori precedenti e segna in contropiede il gol del 2-0 che fa esplodere la gioia dei 270 tifosi pescaresi presenti in curva sud. Gara che vede un netto dominio abruzzese con i nerazzurri in palese difficoltà. Al 39° buona conclusione al volo di Tessiore, il migliore dei suoi, con la palla fuori di poco. Locali un po' più propositivi, ma fino all'intervallo non accade più nulla con il primo tempo che si chiude sul punteggio di Latina 0, Pescara 2. La ripresa inizia con Colà in campo per Delle Monache nel Pescara e nel Latina Sannipoli al posto di Barberini. La squadra di Di Donato spinge con più convinzione e Colombo manda in campo Tupta e Germinario per Lescano e Jabouà. La partita resta tirata con il Pescara che gioca ora a difesa del doppio vantaggio, non riuscendo mai a proporsi pericolosamente in avanti. Con il trascorrere dei minuti però il Delfino guadagna qualche metro in una parte finale di partita che regala ancora emozioni e che vede al 28° Cupone fallire praticamente un rigore in movimento con Cardinali che salva. Poco dopo il Latina resta in 10 per il doppio giallo a Carissoni che entra duro su Cancellotti per il difensore del Latina, doppio giallo e rosso. Squadra di casa che resta in 10 ma che ha un colpo di coda con Germinario che va a commettere fallo poco dopo in area su Fabrizi con Angelucci che assegna il penalty e con Rossetti che dagli 11 metri mette il pallone all'incrocio accorciando le distanze per la sua squadra e riaprendo una partita che sembrava chiusa. Il finale è vibrante visto che Fabrizi
al 42esimo sfiora in mezza rovesciata il 2-2, poi 6 minuti di recupero con i crampi di Mora e poi il triplice fischio finale di Angelucci di Foligno che fa iniziare la festa per gli impagabili tifosi biancazzurri arrivati in terra leziale. Il Pescara vince e convince e mercoledì all'Adriatico arriverà il Crotone per un'altra sfida per Cuoriforti. Scendiamo di categoria, il Chieti espugna il campo della Vigor Senigallia per 1-2 grazie a Spinelli e Cesari ed è l'unica squadra del girone F a punteggio pieno. Per i ragazzi di Cotta, domenica a testa l'Angelini contro la San Benedettese. Senigallia Città ritrova la Serie D dopo 18 anni, ma il Chieti rovina la festa e si porta a casa l'intera posta in palio. I rossoblù arrivano alla sfida col Chieti con i 3 punti guadagnati al debutto contro Cinzia Albalonga. Anche i neroverdi sono forti della vittoria casalinga di 7 giorni fa sul Vasto Girardi. Moduli speculari per entrambi i tecnici che schierano le squadre col 4-3-3. Padrone di casa che hanno come punto di riferimento Denis Pesaresi, ai cui lati agiscono Cariota e Verioni. Cotta si affida al tridente palmisano Rossi-Barbetta. L'inizio è molto confuso, con imprecisioni da entrambe le parti. La prima azione degna di nota è della Vigor, con Baldini che entra in area dal lato mancino e spara in diagonale verso il primo palo, ma manda sul fondo. Il Chieti si vede al 21esimo con una punizione calciata da Palmisano che trova Rossi, ma il pallone è debole e per Roberto non ci sono problemi. 2 minuti dopo, azione personale di Olivi per il rossoblù, oggi in maglia azzurra, che serve Pesaresi, spalla alla porta. Il numero 9 si gira, ma manda il pallone alto. Al 29esimo, a sorpresa, passa il vantaggio il Chieti. Azione prolungata nero-verde, palla Spinelli, la cui prima conclusione è ribattuta, ma sulla seconda non lascia scampo all'estremo di casa. Da Vigor accusa il colpo e gli uomini di Cotta vanno vicini al raddoppio. Corre il 41esimo quando Marino crossa dalla fascia mancina, pescando Rossi in mezzo all'area. Il numero 10 si aggiusta il pallone sul destro, ma dall'area piccola incredibilmente manda sul fondo. La frazione si chiude con un'azione vigorina, pallone spiovente dalla sinistra, sponde di testa di Cheriota verso Mancini che non è preciso e spedisce alto. Nella ripresa mister Clementi fa entrare l'acciaccato di Enrico e nonostante a mezzo servizio crea qualche grattacapo alla difesa abruzzese. Per vedere la prima azione dobbiamo aspettare il 16esimo ed è il rosso-blu. Cross di Bartolini, Pesaresi anticipa tutti di testa sul primo palo ma spedisce sul fondo. Trascorrono 2 minuti e i padroni di casa pervengono al pari. Tutto nasce da una punizione battuta lungo l'out sinistro, palla perviene a Baldini che fa partire un cross perfetto verso il secondo palo che incontra la testa di Maggi Galluzzi e firma l'1-1. La Vigor però non ha neanche il tempo di esultare che il Chieti torna in vantaggio. 2 minuti dopo infatti Masvold recupera un pallone sulla tre quarti e serve di precisione il neentrato Cesario che mira il palo lungo insaccando. I rossoblù acclusano il colpo e non riescono ad imbastire una degna azione di nota cercando di buttare i palloni dentro. Al 37esimo Cariota col colpisce il palo esterno. Gli ultimi minuti sono di spinta per il rossoblù e di sofferenza per gli ospiti che però riescono a difendersi bene e a portare a casa un altro successo che li proietta in testa alla classifica in solitaria. È gara clamorosa quella tra Vastese e Trastevere sul neutro di Agnone. Aragonesi sotto 1-4 ma che riescono a rimontare 3 reti alla formazione capitolina e portare a casa un punto preziosissimo. Né vincitori né vinti, ma lo spettacolo a cui abbiamo assistito tra Vastese e Trastevere è da spot per il bel calcio. Primo tempo dominato dal Trastevere, mentre nella ripresa prova di carattere dei ragazzi di Ferrazzoli che riescono ad agguantare un insperato pareggio per come si era incanalata la gara. È il Civitelle di Agnone ad ospitare la prima casalinga della Vastese che conferma il 3-5-2, ma con alcuni interpreti diversi rispetto alla prima contro il Tolentino. In porta gioca del giudice in difesa Minchillo, 4-3-3 per i capitolini, con l'atteso ex di giornata Federico Alonzi a guidare la prima linea. Classica fase di studio che non c'è, questo per merito soprattutto degli ospiti usciti dagli spogliatoi con il mero intento di mettere la gara in discesa, anche se la Vastese in fase difensiva fa di tutto per complicarsi la vita. Vera spina nel fianco dei biancorossi per l'occasione, in completo nero Tortolano, dai piedi del numero 10 nasce il corner con il Trastevere che sblocca la contesa. Vastese ferma in aria, sfera che Capitan Massimo sul secondo palo non ha problemi a spingere in rete. Protestano i giocatori per una presunta posizione di fuorigioco che probabilmente ha impedito a del giudice di veder partire il pallone. Dalla cintola in su la Vastese cerca di proporre qualcosa di interessante, ma i problemi che Ferrazzoli dovrà affrontare sono nella fase di possesso. Alonzi lavora bene spalle alla porta, la difesa non accorcia, così la sfera giunge a Bertoldi che viene steso in aria da del giudice. Porta
Maltese di Bologna assegna la massima posizione, dal dischetto Alonzi realizza col brivido. Primi fischi dalla tribuna che non scuotono la squadra di casa, anzi al 23esimo Alonzi potrebbe già far scorrere i titoli di coda sulla gara, ma con il mancino ad incrociare non trova lo specchio. Questa occasione fallita da un sussulto alla Vastese, ma Busetto, dopo bella azione orchestrata libero sul vertice dell'area piccola, in precario equilibrio mette sul fondo. Alla mezz'ora il gol biancorosso di Nardo si fa spazio centralmente e con un bel tiro raso a terra mette alle spalle di Semprini. Il momento brutto sembra alle spalle, ma un nuovo errore in fase difensiva spiana la strada al Trastevere, questa volta a far male Crescenzo. Il numero 8 trova dalla distanza l'indecisione di Del Giudice e pallone in rete. La Vastese non pervenuta, il Trastevere lo sa e sul tramonto del primo tempo c'è tempo anche per ammirare tutte le capacità balistiche di Massimo, che dal limite trova l'incrocio dei pali. Triplo cambio per Ferrazzoli ad inizio ripresa, che manda sul terreno di gioco Ricciardo, Crisovergis e Greselin. Vastese così che prova a mettersi a specchio e fermare le roboanti avanzate avversarie. È la mossa giusta, un traversone trova appostato Ricciardo sul secondo palo, il suo tiro è rimpallato con un braccio da Lorenzi, calcio di rigore, cartellino rosso per il difensore. Di Nardo realizza, annulla può Semprini che tocca ma non basta. Ci credono i ragazzi di Ferrazzoli che, trascinati da Busetto, accorciano al decimo. È proprio il numero 7 che questa volta si mette in proprio dalla distanza, trova l'angolino dove neppure il bravo Semprini può arrivare. Il secondo tempo del Trastevere da fin dell'orrore, la Vastese fiuta l'occasione e da un errore grossolano di Cesare ancora Busetto ne approfitta e con un colpo da biliardo mette la sfera all'angolino. Alla mezz'ora si ristabilisce la parità numerica, Maiorano ferma una ripartenza ospite a centrocampo, doppio giallo per lui e doccia anticipata. La rimonta della Vastese si concretizza a metà, ma il secondo tempo è una solida base per ripartire già da domenica prossima. Sconfitta al Mancini per il Pineto, il Fano si impone 2-1 e ai biancazzurri non basta la rete del momentaneo pareggio di Losicco. Samuele Mucci. Sconfitta esterna per il Pineto, che dopo il vittorioso esordio subisce la prima battuta d'arresto in terra marchigiana, in casa del Fano per 2-1. Inizio pirotecnico del Fano, che al sesto minuto, dopo degli scambi veloci, Capezzani innesca Padovani, che dal limite d'area effettua un tiro velenoso che si insacca. Nulla può Mercorelli, e il Fano passa in vantaggio. Dopo pochi minuti, cross in mezzo per Allegretti, ma la difesa respinge in corner. E proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo, Losicco tira fuori dal cilindro un euro gol con un meraviglioso tiro da fuori. Niente da fare per Bizzini. Il risultato torna in parità. Al 15° tiro pericolosissimo di Severini, ma il Pineto si salva in corner. Al 25° minuto ancora il Fano con Serges che prova con un tiro a giro che però sfiora il palo. Dopo diversi minuti di equilibrio, il Fano prova a passare in vantaggio con Nappo, che calcia dalla distanza, ma la palla finisce alta di poco sopra la traversa. Dopo 2 minuti di recupero finisce un buon primo tempo, ricco di azioni. Inizio del secondo tempo, subito con una fiammata di Serges, che scocca un tiro respinto in corner da Mercorelli. Al 6° minuto succede di tutto, ancora Serges sforgia un ottimo tiro parato dal portiere biancazzurro. Ancora Fano con Capezzani che ci prova, ma la traversa salva il Pineto e sugli sviluppi del corner Broso colpisce perfettamente di testa, mettendo il pallone in rete e portando il Fano in vantaggio. Dal gol del vantaggio inizia una fase di stallo, dove il Pineto ha provato una reazione, ma il Fano ha difeso molto bene e dal 36esimo Minincleri ha provato a trovare il pareggio con un colpo di testa, ma la palla finisce sul fondo. Al 43esimo Niang prova a chiudere la partita con un tiro dalla distanza, ma Mercorelli para facilmente. Subito dopo Maio ci prova su punizione, ma il tiro finisce alto. A 2 minuti dalla fine, Jambé, dopo una serie di finte, crossa a Maio, che di testa fallisce. Era l'ultima occasione del Pineto per pareggiare e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine all'ostilità, con il Fano che porta a casa i primi 3 punti della stagione. Questa è la nostra ultima notizia, tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul canale YouTube e al sito www.tv6.it. Io vi ricordo che questa sera alle ore 21 torna un nuovo appuntamento di replay per parlare della vittoria del Pescara a Latina, ma soprattutto per proiettarsi alla prossima sfida contro il Crotone. Il telegiornale invece torna con un nuovo appuntamento alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.